buon pomeriggio a tutti! Sono tornata con voi! Sono tornata da voi e soprattutto con voi con una bella ricetta che oggi voglio fare con voi, prevista per il TM6. Così vediamo anche le nuove modalità di questo nuovo prodotto che ormai è uscito in commercio da un po' di tempo. Comunque, spero che vi sono mancata. Ciao, adesso iniziamo subito con la nuova ricetta del giorno e quindi andiamo a fare gli straccetti di maiale dorati in alta temperatura, seguitemi. Ok, ci siamo. La prima cosa che dobbiamo fare è prendere dei bei così dei filetti di maiale, circa 300 grammi, e ce li tagliamo insomma a listelle come più ci piace. Adesso andiamo nel boccale asciutto e pulito, andare a mettere giù 20 grammi di olio d'oliva. Mi siete mancati, però non posso dire di no a tanti impegni che mi circondano, quindi ne metto un pochino di più perché ho aumentato leggermente la quantità di carne. Agli impegni che mi circondano, lavorativi, famiglia, poi io abito qua vicino al mare, quindi non posso dire neanche di no ai miei figli. Ok, andiamo a mettere la cipolla, perché ho anche lo spicchio d'aglio, per la cosa che più vi piace, io ci metterò la cipolletta. 20 grammi. Ah, che bello! Oggi qui con questa nuova ricetta volevo rifarvi un dolce, ma invece ho detto no, altrimenti li faccio ingrassare. Invece utilizziamo anche il bimbi per altre modalità, tipo questa qui, che è l'alta temperatura, che però prevede soltanto il TM6. Quindi le signore e i signori che mi sono all'ascolto, che hanno TM31, TM21, addirittura il TM5, vedranno insomma le nuove modalità del nuovo bimbi. Invece per chi ha TM6 assolutamente può proporre questa cosa. Quindi adesso andiamo a insaporire la nostra cipolla per 2 minuti e 30 a temperatura varoma. Nel frattempo ci andiamo a tagliare gli straccetti. Ok, allora, mi avete scritto in questi giorni che vi mancavo, anche adesso una signora mi ha appena scritto e eccomi qui per voi. Adesso facciamo questa bella ricettina oggi insieme. Mi vado a tagliare la mia carne. In realtà la dobbiamo lasciare lunga 3-4 cm. E poi la andiamo a ritagliare in più pezzetti, però volevo farlo con voi, visto che abbiamo comunque questi tempi, chiamiamoli così, morti, quindi 2 minuti e mezzo previsti per l'insaporimento della nostra cipolla o aglio, quello che preferite, e poi andiamo a ritagliare i nostri straccetti. Ovviamente adesso ho preso il maiale, ma lo potete fare di vitella, lo potete fare di vitellone, e con la carne che più vi piace. I miei figli insomma piace molto, perché il maiale lo rende ancora sempre più morbido e sugoso. Per esempio, se lo devo fare per me e mio marito, mi piace anche molto farli di manzo. Ce li teniamo qua da parte e andiamo avanti a tagliare quest'altro filetto, quest'altro pezzetto di carne. Quindi, per chi si sta collegando solo adesso, abbiamo appena iniziato una ricetta nuova per la modalità bimbi TM6. Sono i straccetti di maiale dorati. Perché dorati? Perché utilizziamo la temperatura, l'alta temperatura, una nuova modalità prevista per il TM6. Quindi, così vediamo anche le differenze tra i bimbi precedenti, che molti di voi magari ci chiedono in dimostrazione di capire quali sono le differenze. Beh, differenze ce ne sono, non è che altrimenti non avrebbero cambiato aziendalmente il prodotto. Che bello, oggi proprio mi dedico a voi con questa bella ricetta, sono contenta, grazie per l'affetto che mi dimostrate. Grazie per i like che mi lasciate, perché anche quelli sono importantissimi, perché mi fate capire che questo nostro appuntamento ha dei riscontri. Ok, adesso andiamo avanti.
Mettete, vedete, all'interno del nostro boccale la carne di maiale senza nervi, io l'ho tagliata, quindi asciugata con carta assorbente, ma in realtà la nostra è già asciutta perché l'ho asciugata prima di quando l'ho lavata. Quindi mettiamo giù la nostra carne senza nervetti. E poi andiamo a vedere che cosa ci richiede dopo. Vi ricordo che ce ne chiedeva 250, io ne ho presa leggermente di più perché ho preso 300 grammi circa. Andiamo avanti, ci dice di aggiungere, anche questo è un nuovo accessorio per il TM6, il paraschizzi, e poi andiamo a fare clic su avanti e si va a 7 minuti e mezzo, vedete? L'alta temperatura, questa è una modalità che non possiamo impostare noi perché si imposta da sola. 7 minuti, il massimo della temperatura, che in questo caso non lo vediamo ma è 160 gradi, e queste ondine ci fa capire proprio che è la modalità che abbiamo appena visto. Questa nuova modalità fa, diciamo così, sembra che si arresti il motore, ma in realtà per alcuni momenti le lame non si muovono, e quindi vi volevo far vedere anche questa nuova, diciamo così, questo nuovo potenziale di Bimby. Adesso sentirete, se sto in silenzio, anche il soffritto, chiamiamolo proprio così, perché in questo momento abbiamo il 160 gradi. Vi avvicino solo per farvi sentire i rumori, perché con il paraschizzi non vi posso far vedere all'interno del boccale. Spero che sentiate, datemi un accenno che sentite questo rumore di proprio di insaporimento. Vi ricordo che siamo a 160 gradi, nuova modalità prevista per TM6. La ricetta si chiama straccetti di maiale dorati, vi ricordo che lo potete fare solo con TM6, oppure potete adattare la ricetta ma a varoma, non saranno però dorati alla stessa modalità che sto utilizzando io. Allora, nel frattempo passino questi 7 minuti, che cosa facciamo noi? Ci andiamo, anche se la ricetta non ce lo chiede, qui vado sempre un po' con, diciamo così, con i miei gusti e con la mia fantasia, vado a prendere un po' di pomodorini, ovviamente, diciamo, da insalata e non da sugo, e li comincio a tagliare, perché li serviremo poi sul letto di insalata e pomodoro. Se ancora non l'avete fatto, andate a ricercarvi sul mio canale YouTube, perché questa è una ricetta lunga che non potrò mai farvi vedere in live, la salsa, la glassa di aceto balsamico, che è molto gustosa, che per esempio accompagno tantissimo con le carni e le verdure, ed eccola qua, è molto corposa. Adesso vi faccio vedere poi quando la vado a mettere un pochino sulla nostra, sul nostro piatto, quanto è gustoso averlo in casa. Considerate che mio figlio ci condisce anche la frutta, quindi adesso ci andiamo a tagliare un po' di pomodoro. Un bel piatto da portata che fa sempre la sua bella figura. È importante anche impiattare, non solo cucinare. E poi, per chi ancora è all'ascolto ma non ha il Bimby, mi contatti privatamente, perché c'è la possibilità ancora per qualche giorno di avere Bimby con un solo €1,50 al giorno. Se volete informazioni scrivete in privato. Thank you.
Io direi di metterci anche delle belle scaglie di parmigiano, perché no? Vediamo, possiamo anche unire. Vedete che piano piano che poi mi vengono in mente degli ingredienti da aggiungere, ma soprattutto questa è anche una preparazione che potete fare e mangiare anche fredda, anche in estate, cucinando con il bimbi. Questa è una cosa che dico sempre in dimostrazione di estate: il bimbi quando cucina non surriscalda come la pentola che mettiamo o la padella, perché il calore non, il bimbi non emana calore, quindi questo è un altro motivo del perché dovete affrettarvi a comprare il bimbi se ancora non l'avete fatto. Mirka, ciao, mi stai chiedendo quanto dura la glassa. In realtà la glassa dura tanto quanto una, come ti posso dire, una conserva, perché comunque viene ribollita con lo zucchero, quindi possiamo trattenerla per qualche tempo. Considera che io la faccio magari ogni 2-3 mesi, perché ripeto, mio figlio la usa tantissimo. È vero pure che la dovete conservare anche negli dispenser, quelli tipo da ketchup, per capirci, in frigorifero, nella parte diciamo non dello sportello, specialmente in estate, perché aprendo e chiudendo si surriscalda di più la bottiglia. Quindi in frigorifero si mantiene benissimo. Io la tengo per quasi 2-3 mesi, ripeto. Allora, prendiamo un bel piatto da portata, perché io adoro impiattare, e visto che comunque abbiamo dei bei colori, prendo un piatto con una base scura. Andiamo a mettere un po' di insalata sulla parte bassa del nostro piatto. E aspettiamo ancora per un minuto e mezzo che la nostra ciccia si cucini. Oh, allora, mi siete mancate, spero anche voi, e grazie, come vi ho già detto, per i like che mi lascerete per questa ricetta, perché sono sicura che sia in questo momento tutto è da come si dice, ci fa bagaglio, no? Anche se io in questo momento non ho il TM6, potrei anche, diciamo così, azzardare, il risultato non sarà lo stesso, ma insomma avete tantissime ricette da fare con la carne, anche perché ha il TM5 e il 31. Certo è che questa è una modalità importante, perché croccantizza, quindi cucina a alta temperatura. Posso caramellare con questa modalità, non vi sto dicendo che il TM5 è uguale al TM6, assolutamente no, abbiamo un potenziale più alto. Mancano 35 secondi e siamo al termine di questa ricetta del giorno. Prossimamente vi faccio vedere una ricetta buonissima che ci vedrà cucinare all'interno del Varoma un filetto di maiale buonissimo da servire in accompagno con una bellissima insalata di farro. Per chi si sta collegando solo adesso, stiamo finendo di cucinare gli straccetti di maiale dorati in alta temperatura, modalità prevista per TM6. Vi ricordo che in questo periodo, se ancora non siete clienti bimbi, avete la possibilità di averlo anche a 1,50 € al giorno. Se vi interessa, scrivetemi privatamente. Ok, allora, siamo arrivati al termine, come ho detto, di questa bella ricetta. E adesso la andiamo a finire con qualche aggiusto, diciamo, fatto da me, perché la ricetta non ce lo prevede, perché ci dice soltanto di aggiustare con sale e pepe e utilizzare a piacere. O quindi utilizzo a piacere a modo mio. Che cos'è che faccio? Vado a mettere questa bella carne in questa base di un letto di insalata. Ce ne sono tante che potete utilizzare. Andiamo a salare e a pepare. Quindi facciamo così, ce le sistemiamo bene bene. Vedete, guardate quanto ci ha croccantizzato, dorato la nostra ciccia, quindi perché abbiamo utilizzato una modalità TM6. Poi ci mettiamo dei bei pomodori, così da colorire ancora di più il nostro piatto.
Impiattare è tanto, deve essere importante tanto quanto cucinare, soprattutto quando avete gente in casa. Io presto molta attenzione a questi piccoli dettagli perché fanno la differenza. Ho preso un piatto scuro apposta proprio per far risaltare i colori del piatto che stiamo facendo. E poi, prima di mettere le scaglie di parmigiano, metterò un po' di sale e pepe, perché durante la ricetta in cottura e nella nostra insalata non ce l'abbiamo messi. Sale, facciamo una bella grattatina di pepe. Ok, scaglie di parmigiano. E direi che con 10 minuti abbiamo preparato la cena. Che dite? Vi piace questo piatto? Io direi che è veramente eccezionale. Vi faccio vedere com'è corposa, in questo momento non ce la metto perché la mangerò più tardi, quanto è corposa la nostra glassa di aceto balsamico. Guardate, vedete? Quindi è un'altra cosa che dovete tenere nel vostro frigorifero perché si accompagna benissimo a carne e verdure, ok? Allora, arrivati a questo punto, che cos'è che vi dico sempre? Anche per oggi io sono fiera di essere rimasta con voi a casa con Bimbi. Ci vediamo alla prossima ricetta. Non vi preoccupate che vi metto sotto nei commenti gli ingredienti per eseguirla e soprattutto grazie per i like che mi lasciate e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao da Teresa e da Bimbi Come Fare. A presto, ciao ciao.